Il premio Sakharov per la libertà di pensiero, istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali, è stato assegnato a Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano Donna, Vita e Libertà. Aveva 22 anni quando il 13 settembre dell'anno scorso fu arrestata dalla polizia a Teheran perché non indossava gli hijab, il velo, in maniera adeguata. Mahsa morì in ospedale 3 giorni dopo a seguito di abusi fisici subiti durante la detenzione. La sua morte scatenò massicce proteste guidate dalle donne in Iran. Il premio Sakharov è la più alta onorificenza dell'Eurocamera per i diritti civili e comprende un premio in denaro di 50.000 euro. A rendere nota la notizia la Presidente del Parlamento europeo in plenaria a Strasburgo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 13 dicembre 2023 nell'emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. Le parole della Presidente dell'Eurocamera Metsola: il mondo ha ascoltato il canto delle donne, vita, libertà. Il premio Sakharov è una testimonianza. Il Parlamento europeo dà il suo sostegno al coraggioso popolo iraniano che lotta per il cambiamento. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su X scrive: con profonda ammirazione celebriamo il riconoscimento di Mahsa Amini e del movimento Donna, Vita e Libertà in Iran. Con il premio Sakharov per la libertà di pensiero onoriamo il suo coraggio e rendiamo omaggio alle donne iraniane che portano avanti la sua lotta.